Europei 2012, Italia-Germania 2-1, con complicazioni nel finale, ma slogammo i loro mascelloni, masullandoli di colpi secchi al fegato, il malleammo nei malleoli, allenandoli a una severissima lezione di calcio. Joachim Löw è il ritratto del perdente che cammina asciutto e impettito, stasera più del solito, visto che un dolorino si è impiantato proprio lì, nel sederino tondo tondo. Il cavallo dei pantaloni è infatti attillato più del solito dopo che gliele spappolammo con classe, che insaccò un 1-2 micidiale su fascia muscolare d'un Balotelli che si fregiò della sua potenza balistica, altrettanto shooter di bomba sotto l'incrocio, quanto neramente infilante in fico Raffaele, che ogni notte carezza la tartaruga modulandone il tiro. Prandel, tutto contento, a stand trattiene la gioia per una finalissima già spalancata, mentre le tedesche in tribuna piangono già di lagrimucce l'inaspettata sconfitta. Ma sì, si consoleranno ben rosolate dalla salsiccia di qualche nazi skin che inciderà la zuppa con della pancetta da birra. Ah, ben vista, germanici teutonici, che venite a infestare il nostro mare Adriatico e poi vi imboscate nelle pinetine con le nostre morettine per sculacciarle da fanatici della razza ariana nell'anno d'estate per il vostro uccellin sfiancato dalle fabbriche che legnoso si indurisce metallurgico d'acciaieria pesante quasi metal nel Dindondan, però con le nostre campagnole paesane con cui di passero ve la spassate. Sopra il mare italico c'è il gabbiano, ricordate? Sì, siete dei die hard. Bruce Willis, originario delle vostre zone, lo sa. Fu meccanico nato in una base militare, ho detto tutto. E infatti penaste, ma penamma anche noi nel finale col cuore in gola per la manina morta, per la Madonna, d'un Balzaretti che allentò la tesa. La gente in piazza festeggia e l'Italia va a puttane come consuetudine. I McDrive sono zeppi di zoccolo che si mangeranno il bacon e Paolo Ferrari girerà per la città in Bosch con quel porcello del bacchetton Adrian Bacon per un venerdì sportivo tutto scoperto fra cambi di marcia e una cabra che può sognare quanto vuole di capra ma rimarrà con pepini di capra per un twist con la taradella tra luce e vino e un'altra mignotta bella pianotta che svuota i peni dei maschi benzinai. L'unica donna degna di nota è la signora Bazerk, condomine con cui, dopo aver visto la partita da un mio amico, ho preso l'ascensore calmandola dall'eccitazione di troppo per lo scompenso senile della ringaluzzita, provocato dal galletto Mario detto Lattizzante, Mario detto anche nel sacco a pelo. Applauso!